Kalulu si improvvisa bomber, si improvvisa giocatore di qualità, coi piedi veramente pazzesco, onnipresente, in difesa bullizza Osimhen come se tutto fosse normale, in attacco segna gol importanti e ora rimanda il Milan primo, o meglio mantiene il Milan primo ma lo manda a più 5 sull'Inter e ora sì, vi direte come sempre voi, ma l'Inter virtualmente prima, ok, ma domani intanto Inzaghi va a Torino, da secondo a meno 5 e per me una cosa così psicologicamente pesa tanto. In ogni caso, prima di parlarne è fondamentale iscrivetevi attivando anche con un clic la campanella, spolliciate e poi scrivete qui sotto anche il vostro parere. Detto ciò, buon Milan discreto che fa comunque ciò che serviva, ovvero una partita non esaltante ma normale, segni, vai avanti e gestisci, rischi poco perché è vero che l'Empoli ha spinto un po' nel secondo tempo, soprattutto in avvio e alla fine però, diciamo di concreto, non ha creato così tanto, una bella parata di Magnan e poco altro, quindi comunque buon Milan che ci sta, che oggi diciamo abbia rallentato, abbia gestito, perché tu non puoi reggere 38 partite a ritmi alti, è normale che comunque ogni tanto vai un po' col freno a mano tirato, risparmi le energie anche perché mancano 10 partite, 9, ed è importante comunque che il Milan non crolli fisicamente, perché se tu ora dai tutto e fra un mese sei cotto, allora perdi. Invece Pioli deve essere bravo anche in questo, nel dosare bene comunque la forza fisica del Milan. E oggi il Milan si è portato a casa il massimo risultato col minimo sforzo, o comunque quasi minimo, e ci sta alla grande. Primo tempo in cui il Milan gioca meglio, anche se non crea così tanto di concreto, ma gioca meglio, spinge molto e va avanti con Kalulu. Giroud tira una punizione addosso alla barriera alla CR7 dei bei tempi, che oggi fra l'altro ha fatto anche una tripletta clamorosa contro il Tottenham, eterno anche CR7, però comunque a parte ciò, Giroud sulla barriera, arriva Kalulu e la piazza da attaccante, o meglio da trequartista quasi, da rifinitore, la mette all'angolino a giro, perfetta, veramente immobile Vicario, immobile non Ciro ma immobile nel senso statico, fermo proprio, che non si muove Vicario, ed è 1-0. Poi Milan che gestisce, che piano piano addormenta il match, Empoli che ha qualche squillo offensivo ma vi ripeto poca roba di concreto, nessuna grande palla gol. Ora però la classifica si fa sempre più interessante, il Milan blinda almeno per qualche giorno il primo posto, poi certo come detto 2 minuti fa l'Inter se vince entrambe le gare che ha in meno torna prima, quindi l'Inter potenzialmente virtualmente è prima, però intanto vai a Torino e vai a Bologna e vinci, cosa che non è scontata. E in ogni caso ora l'Inter giocherà domani da seconda in classifica a meno 5 e per me psicologicamente, se non da terza nel caso il Napoli vincesse col Verona, comunque giocherà diciamo da squadra che ha meno 5 dalla vetta, e ciò pesa tanto psicologicamente, non è una cosa per me che passa in secondo piano. L'Inter avrà un peso psicologico, tanta pressione, visto che è vero potenzialmente prima è anche campione in carica, però giocherà da squadra che deve recuperare eppure parecchi punti, perché ora non si tratta del punticino qua e là, 5 punti sono parecchi, quindi comunque per me il peso l'Inter lo sentirà. L'Empoli fa una buona gara, Empoli che di fatto è salvo, non ha più nulla in particolare da chiedere alla Serie A, ha fatto una partita discreta, non è diciamo riuscito a segnare, ha creato qualcosina, poteva fare meglio, ma il Milan ha gestito bene, ha fatto una buona partita da squadra che sa il fatto suo, perché comunque il Milan vince bene ovviamente se gioca di carattere, di grinta come a Napoli, ma sa vincere anche centellinando, ecco il verbo esatto è centellinare le risorse fisiche, quindi comunque Milan che controlla. Anche il mio video diciamo non ho messo tanta enfasi perché la partita non me l'ha trasmessa, ma penso che sia una buona partita del Milan da 7 in pagella, che si porta a casa 3 punti molto importanti e che ora, vi ripeto, va, rimane in vetta alla classifica a più 5 sui cugini. E ora però tocca a voi come sempre, mi raccomando scrivete qui sotto anche il vostro parere. Ah no, non ve l'ho detto, errore imperdonabile, Kalulu, ragazzi che giocatore pazzesco sta diventando Kalulu, mi dispiace che non ve l'ho detto, ma pazzesco, in difesa
è cresciuto a dismisura. In emergenza è sempre fondamentale. Vuoi a destra, vuoi a sinistra, vuoi al centro, è sempre molto importante. Ha bullizzato Osimhen qualche giorno fa. Oggi comunque in difesa, perfetto. In attacco, molto bene. Giocatore che per me rappresenta, insieme a Leão, ma forse ancora di più, il Milan di Pioli, che punta tanto sui giovani, che li fa crescere, ma che li, diciamo, mette sempre a fianco a dei senatori. Penso a Ibra, penso anche a Kjaer, che ora Kalulu sta rimpiazzando alla grande. Comunque, Kalulu pazzesco, veramente un gran centrale, arrivato fra lo scetticismo generale, eppure si sta dimostrando un difensore di tutto rispetto. Però, come vi ho premesso, ora tocca a voi. Scrivete qui sotto il vostro parere, iscrivetevi e lasciate pure un bel pollice in su. A domani, ciao ciao!